Grazie Presidente, ma intervengo ovviamente per ciò che riguarda le mie competenze specifiche in qualità di Presidente della Commissione Bilancio, perché Per favore, un po' più di silenzio in aula. Grazie. su questa delibera c'è stato un lavoro coordinato delle commissioni urbanistica e bilancio, proprio perché la delibera, al primo punto del deliberato, prevede di vincolare alcuni fondi per la realizzazione dell'opera in questione. Volevo intervenire semplicemente anche perché il consigliere De Priamo ha citato, definendolo diciamo, un incidente, il primo parere negativo della Ragioneria Generale e grazie appunto al lavoro delle commissioni e degli uffici si è arrivati ad una rettifica di quel parere, per il quale ringrazio sia la dottoressa Monterosso del PAU, che ha fornito in modo dettagliato la provenienza esatta dei fondi che intendiamo vincolare per la realizzazione dell'opera, e anche la dottoressa Boldrini della Ragioneria Generale, che ha provveduto a rilasciare in data 27 gennaio la rettifica al parere, trasformandolo proprio in conseguenza dell'istruttoria che era stata fatta sul reperimento e l'individuazione dei fondi, che diciamo, il risultato della discussione della commissione del 24 gennaio congiunta urbanistica bilancio ha rettificato il parere in favorevole a rettifica del precedente parere da lei stessa rilasciato, per cui a loro vanno i miei ringraziamenti, perché si potrà procedere nell'iter che poi porterà alla realizzazione di quest'opera, come già descritto dai miei colleghi. Grazie.